L'avanzo di amministrazione, rilevato con il consuntivo del bilancio 2017, approvato nell'aprile 2018, abbiamo cercato di utilizzarlo nel momento in cui si sapeva che i conti erano a posto, cioè i conti del 2018. Infatti abbiamo iniziato a utilizzarlo una minima parte nel luglio del 2018 per quello che riguarda i disuasori e poi nell'ottobre-novembre del 2018 per fare il rogito dell'acquisto della sala cinematografica Cinema Roma, che mi fa molto piacere avere questa possibilità e disponibilità come comune, e alla fine in dicembre abbiamo anche utilizzato altre somme per lavori che faremo. C'è tutta Via Valenti da sistemare e cercheremo anche di togliere i pali dell'illuminazione che sono vicini al Duomo, non i pali dell'illuminazione, i pali dell'energia elettrica che sono vicini al Duomo e stanno male, e quindi di sotterrarli e di rifare tutto il manto stradale con una buona schiarificazione, perché altrimenti portiamo l'acqua in casa ai cittadini. Quindi va fatto un lavoro fatto molto bene. L'altro lavoro che faremo con la parte di avanzo di bilancio è la ripavimentazione di Piazza Micheli, che è tutta sgretolata e che quindi è un biglietto da visita per il nostro paese. Ci teniamo molto che sia in ordine e presso dei locali pubblici, che quindi è giusto avere sistemato, è una cosa che mi fa molto piacere riuscire a fare. Una parte invece, la ragioniera sui 100.000 euro, li ha voluti tenere giustamente per una contabilità corretta in salvaguardia delle evasioni sulle bollette dell'IMU, della Tari e dell'acqua. Evasione che controlliamo giorno per giorno, che sollecitiamo, che facciamo intervenire anche chi di dovere, poi dopo tanti 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 solleciti, prima che queste vadano in prescrizione, ma nel caso non riuscissimo a recuperare i soldi, è giusto avere una parte di soldi accantonati per questa evenienza. È chiaro che se recuperiamo tutte le evasioni non c'è bisogno di questi 100.000 euro e quindi li impiegheremo per fare degli altri lavori o degli altri acquisti come comune di Berceto. Speriamo che ci sia un avanzo di bilancio anche nel 2018.